much of what glitters here is indeed gold. For centuries, Venice has flaunted its wealth with this precious metal. Now, very few craftsmen's shops are left that work gold by hand. The Menegazzo family runs one of the world's last gold-beating shops under the name Mario Berta Battiloro. Per questo lavoro non è necessaria una grande forza, perché tutto sta nella tecnica. La tecnica praticamente ti aiuta a fare il meno fatica possibile. E le forme, a seconda del peso che si vuole ottenere, vanno battute dai 50 minuti alle 2 ore e mezza. The purest 24 karat gold is melted at over 1000 degrees Celsius and cast as a small bar, which by itself has a value of about 6000 euros. Allora, questo è un lingottino da 120 grammi circa e da questo lingottino, a seconda delle ordinazioni che avremo, riusciremo a ricavare dalle 1000 alle 6000 foglie. First, the gold is passed through a rolling mill several times, pressing it thinner each time. It's rolled into a long ribbon, heated over and over, and put through the mill again. Riassumo di colore giallognolo, vedi? E allora questo dimostra che è oro puro. Se invece di essere giallognolo fosse rossastro, vuol dire che all'interno ci sono delle leghe. C'è o rame o argento o altri tipi di lega. When the gold ribbon is several meters long, it's cut into lengths, folded, and cut again into little squares. Sara Menegazzo lays these between sheets of parchment to separate them during the beading. Ci vogliono 330 pezzi per formare tutto il pacchettino. E di questi 330 pezzi poi verranno divisi in quattro e ogni quarto verrà messo dentro la forma che verrà battuta a mano. The final step is the hammering. This is how gold leaf was made in Venice 1,000 years ago. At that time, there were no machines to help with the heavy work. Questo è il martello da 3 kg, che non pesa niente. Questo è il martello da 4 kg, che anche questo non pesa niente. E questo è il martello da 8 kg, che pesa qualcosina di più, ma non è che faccia più di tanto. The hammering produces thousands of these gossamer leaves. A single leaf weighs barely as much as a hair. Eleonora Menegazzo hopes this age-old craft may be passed on to the next generation. È un peso immenso perché è un lavoro talmente particolare e a rischio estinzione che a volte fa male dover pensare che forse si va a perdere. Art restorer and gilder Elisabetta Masson uses a great deal of Mario Berta Battiloro's gold leaf in her workshop. It takes a steady hand and the right conditions to work with this delicate material. Even a gentle breeze could ruin everything. C'è molta differenza tra l'oro fatto a mano, artigianalmente, e l'oro prodotto industrialmente. Il fatto che l'oro industriale sia molto più sottile crea dei problemi anche per la lavorazione, è più complicata la lavorazione e il risultato finale anche ne risente. The angel atop St. Mark's Campanile is among the works restored using gold leaf from Mario Berta Battiloro. Thanks to an age-old handicraft, the Queen of the Adriatic shines on.